Pareggia i conti 1-1 con l'1-7 Negro che infila Chironi sul palo lontano con Pratig. Nel frattempo si riscalda l'Attanzio. Il centro col sinistro, Montinaro, poi blocco gigante per Radice Domini. Quinto minuto di gioco, calcio di punizione vertice sinistro basso. Qui a Nardò, nel frattempo il Nardò cerca il pareggio con Vicedomini che tenta una calcio di punizione.
la Calderaro e smazza il calcio d'angolo. Raccontando il gol del Gallipoli, Nego se ne va in velocità, contrastato da Martinez, riesce a trafiggere Pironi sulla palla lontano. Nardò 1, Gallipoli 1, poi la linea. Sì. Ancora negli spogliatoi, così Negro ne approfittano, se ne andano in velocità e ha trafitto Pironi sulla palo lontano. Nardò 1, Gallipoli 1, a quella linea. Pironi ne apre tutto per... per il Nardò, ma c'è Calderaro che fa sua la sfera. Calderaro può rinviare lungo il caricadino, tocca la sfera, il numero 7 è Nero, ancora lui.
porta il Toro in vantaggio. Prova la conclusione, ma Chironi fa buona guardia e libera via, ancora Cassano sparacchia via in tribuna. Palmisano, ma il cuore serve tutto sulla destra, dove c'è appostato l'ex centrocampista del Copertino, che con un tiro imprendibile trafigge il numero 1 Calderaro. Nardò 2, Gallipoli 1, buona linea.
ancora su certi giocatori a campo palla per Montinaro, Thank you.
Paolo II il 28esimo minuto della seconda frazione, il Nardò conduce questa partita per 2-1. Ovviamente il Nardò cerca di attaccare, invece Domini cerca di smistare per Palmisano, e Palmisano se ne va in fuga, cerca di entrare in area, si allunga troppo la sfera, anzi no, il numero 6 gigante libera la sfera, ancora invece Domini calcia in porta, ma la sfera si impenna sopra la cabeza. Thank you.
salvato, chi non l'avesse ancora fatto, si sono salvati noi amici. Grazie. Siamo al 37esimo minuto di gioco di questa ripresa che vede il Nardò nuovamente in vantaggio. Per una volta il Toro si propone in attacco, ma la difesa gallipolina fa buona guardia. Partita per lo più bloccata nel centrocampo con i gallipolini che tentano qualche attacco, ma la difesa di Redina regge. Quarantesimo minuto di gioco e il Nardò continua ad attaccare. Vic prova a sorprendere Calderano. Alla difesa, poi è stato un solo avversario, la difesa di Gassi continua.
si ci sbaglia tutta la fine. Ultima classifica, non ci vediamo meglio. Sì, qui a Nardò è il 44esimo minuto di gioco e il Nardò è ancora in vantaggio per 2-1. Intanto c'è un cambio per il Gallipoli, esce con il numero 7 Negro e entra con il numero 16 Zuccaro. Partita per lo più bloccata al centrocampo questa seconda frazione, un Nardò non proprio brillante nonostante si trovasse in superiorità numerica. Il gol lo ricordiamo, il primo di Malcore, il primo gol di Malcore, poi il break di Negro, successivamente Palmisano riporta in vantaggio il Nardò, poi la io. Brecca del Gallipoli con una punizione interessante dalle parti di Chironi, ma il numero 14 Zuccaro era non accettava lo stesso della porta. Dopo Chironi è pronto al rinvio, i tifosi del Nardò sono caldi per cantare il Nardò capolista e si attende il fischio finale dell'arbitro.
nostro diretto dovrebbe essere il Buccarella. Termina qui il match. Nardò è capolista.